tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi abbiamo visto tutti che qualche ora fa è arrivato il tanto atteso aggiornamento di Pasqua di Fortnite. Sono stati abbastanza giù per ore i server, ma finalmente verso le 14 e un quarto siamo riusciti ad avere tutti la possibilità di vedere questo meraviglioso update che ha visto appunto nel suo compartimento le nuove armi, le nuove rarità delle nuove armi, la nuova modalità cecchino, il lanciauova, la skin del coniglio, ma porca di quella porca, ragazzi, è già venuta fuori una roba molto molto interessante. Per chi non lo sapesse, ragazzi, ci sono stati dei data miner, si chiamano, cioè sono quegli utenti, quelle persone che vanno proprio a setacciare dentro i codici sorgenti dei giochi e pescano quello che può essere incluso nell'aggiornamento, nei vari aggiornamenti, ma che ancora non hanno reso pubblico gli sviluppatori del gioco stesso. Oggi, ragazzi, in questo breve video voglio farvi vedere una fucilata di robe nuove. Per quanto riguarda le skin, i martelli, i deltaplani che arriveranno su Fortnite, sono davvero, davvero tantissime, ragazzi. E oltre a sapere il nome delle skin di ogni cosa che sto per andare a farvi vedere, abbiamo anche saputo la rarità. Quindi, non perdiamoci in brodo di giuggiole. Prot! Questo, ragazzi, è il Midnight Ops. Una nuova skin del nostro personaggio maschile. Poi il crestino pizzellino, così cattivo, 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 avrà una rarità rara. Sarà probabilmente disponibile tra pochissimo anche per noi utenti normali, ma quello che sto per farvi già vedere adesso, ragazzi, prot wasabi, questo qua, ragazzi, è un nuovo piccone che si chiama Carrot Stick Pick Axe. Non so come Axe, probabilmente vuol dire il piccone, lascia piccone a forma di carota. Meraviglioso, c'è il carotone da una parte, c'è il coniglione di cioccolato dall'altra parte, è tanta tanta roba e sembra proprio, anzi lo è certamente, un omaggio pasquivo, diciamo, che arriva con il nuovo aggiornamento della patch 3.4.0. Avrà una rarità rara. Proseguendo, ragazzi, avremo le Royal Flags. Qua dobbiamo capire bene che cosa cacchio sono le Royal Flags. Sappiamo che sarà un oggetto leggendario. Potrebbero essere, ragazzi, potrebbe essere uno zaino nuovo. Non credo sia un deltaplano nuovo. Io sinceramente non ho ben capito che funzione abbia questo oggetto. Quindi, se per caso qualcuno di voi ne sa più di me, ecco, è invitato a scriverlo qui sotto, in modo che tutti i ragazzi che stanno guardando questo video lo possano leggere. Dai, che ne abbiamo un sacco, ragazzi! Lo Spectre Pickaxe, il piccone spettrale, ragazzi. Guardate che meraviglia! Nero con la parte sopra argentata, e anche questo farà parte del set Spettro che andremo a vedere fra pochissimo, ragazzi. Tanta, tanta roba nuova. Avanti, 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 ragazzi. Hard boiled eggs. Uovo cotto duro, tradotto proprio in italiano, avrà una rarità leggendaria. Anche questo, boh, che cacchio serve? Cioè, o è uno zaino a forma di uovo e che ti puoi lanciare giù. Non penso sia un deltaplano, nel senso, però altro oggetto che arriverà prestissimo con la Pasqua. Avanti ancora, ragazzi, l'Iron Cage,
un oggetto, uno zaino con rarità leggendaria, davvero davvero fantastico ragazzi, con tanto di decorazioni blu, con tutte le piume, tutte le ali che vengono fuori, bardato con i cosi di acciaio, veramente veramente fighissimo. Per arrivare ragazzi al Dark Void, anche questo con rarità leggendaria, un altro zaino, come vedete, un pochettino più steampunk, se mi passate il termine, ragazzi, con il pompolone lì che va dietro, il coso che gira, andremo poi a vederlo non appena arriverà anche per noi. Poi lo sapete, quelli di Epic ragazzi ci tengono a rimanere connessi con l'iperspazio e ci regalano l'Orbital Shuttle, che è questo, credo che sia un deltaplano ragazzi, ne sono quasi certo, uno shuttle nero da utilizzare come deltaplano, e anche il Deep Space Lander, un altro shuttle questa volta bianco che va appunto a riprendere lo Space Lander utilizzato davvero dagli astronauti per le missioni spaziali negli anni che furono, bianco, tutti e due ragazzi avranno una rarità epica. Andiamo avanti ragazzi, il Featherhead, Featherhead Flyer, un altro, qua è palese che sia un deltaplano, fa parte del set come abbiamo visto già prima con lo zaino, non vi ho ancora fatto vedere però la skin la vedrete, meraviglioso anche questo, sappiamo che avrà una rarità rara. Molto bello per chi gli piacciono le ali blu stile Aquila Style, molto molto interessante. Ai 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 ragazzi, il Rabbit Raider, la skin che già abbiamo e avrete sicuramente visto su Fortnite, meraviglioso, con tanto di uova messe qua, mo' di granate, tanta tanta roba ragazzi, veramente fighissimo, come rarità è epica. Il Whiplash ragazzi, un'altra skin per quanto riguarda invece il personaggio femminile, canotta bicolor giallo grigio con tanto di, non so se sei una kefia, quella roba lì è una kefia con i quadretti ragazzi, per le gentil donzelle che giocano a Fortnite fateci un pensiero, molto interessante, la Whiplash è una rarità non comune. Raga, sta per arrivare una roba leggendaria, raga, prima di mandarvela su però, porco Giuda, mi raccomando, un bel pollicione in su se vi sta piacendo il video con tutti questi easter eggs, tanto per rimanere in tema pasquale su tutta la roba che arriverà con Fortnite. Attenzione, attenzione, sbadan! Il Dark Vanguard, ragazzi, una skin femminile, credo che però sia disponibile anche per il personaggio maschile, come vedete, come sempre, casco d'astronauta, tuta arancione, zinone che escono, andremo ragazzi a vederla meglio non appena ne sapremo di più. Se l'hanno messa leggendaria vuol dire che è veramente veramente molto interessante. Andiamo avanti ragazzi, il Bunny Brawler, molto molto cattivo ragazzi, anche questo ha la skin sempre pasquale da coniglio, però per il personaggio femminile con tanto di trucco a mo' di rabbit. Avanti ancora così, Pro Hot, questo invece è lo stesso ragazzi, però per il personaggio maschile con tanto di maschera di Jason, assolutamente interessante, e gli hanno pitturato addirittura la maschera per renderlo ancora più ridicolo. Come ultimo ragazzi oggetto, e poi vi lascio alle vostre partite di Fortnite, SBOOM! Leggendario ragazzi, la skin Raven, tanta tanta roba ragazzi, una skin molto molto dark, fighissima a parer mio, andremo a vederla, fa parte del set con il deltaplano con le ali e lo zaino, quello che abbiamo visto prima, tutto sbardato di metallo con le ali. Beh ragazzi, questi erano davvero un sacco di easter eggs che vi ho voluto regalare per quanto riguarda i nuovi oggetti che vedremo con questo aggiornamento di Fortnite.
Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video. Vi ricordo un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live per giocare assieme. Ciao!